Già è programmata la chiusura dell'ufficio delle entrate di Lentini per lunedì prossimo, quindi lunedì 19 gennaio. Ecco, oggi si tiene dei commercialisti e anche degli utenti davanti alla sede dell'ufficio delle entrate. Una chiusura che comporterà cosa? È una chiusura che comporterà il disagio di un bacino di utenza di almeno di più di 100.000 contribuenti, in effetti, perché è un servizio essenziale che copre. Adesso che l'agenzia dell'età di Augusta è chiusa, quindi l'unico servizio attuabile per la zona nord restava Lentini. L'ufficio accoglie l'utenza Carlentini, Lentini, Francofonte, diciamo che accoglie tanti contribuenti, quindi in ogni caso sarebbe un disagio enorme per tutto il territorio, non solo consulenti ma anche contribuenti sicuramente. L'agenzia delle entrate di Lentini offre anche un servizio ad un pubblico più ampio, che non è solo circoscritto all'area nord di Siracusa, Augusta intendo dire, Lentini, Francofonte, Carlentini, tanto per essere chiari, ma anche ad alcune aree della provincia di Catania. Mi risulta che qua vengono sia consulenti di Catania che anche privati cittadini, quindi non si capisce il motivo per cui si è preso questa decisione di chiudere questa struttura. Ecco, quali potrebbero essere le azioni di lotta da fare? Allora, intanto oggi ci siamo convocati qua per fare il punto della situazione e cercare di, con un tentativo di colpo di coda, cercare di sensibilizzare insomma quelli che sono coloro i quali dovrebbero decidere la chiusura di questa struttura e anche, non dobbiamo trascurare, anche quello di sensibilizzare la politica, che mi pare che dopo diverse riunioni e convocazioni che ci sono state non ha portato a nulla. Molto probabilmente la sede dell'ufficio delle entrate di Lentini sarà data in locazione alla Polizia di Stato. Oggi infatti è stato effettuato anche un sopralluogo da parte di una delegazione della Polizia di Stato e si presume che questo stabile possa essere utilizzato appunto dalle forze dell'ordine.